Impresa del nuotatore vicentino Thomas Ceccone, mondiali di nuoto a Budapest. Il 21enne stacca tutti, conquista l'oro e realizza anche il record del mondo. La nostra Martina Mazzaro è a casa Ceccone con mamma e papà. Buongiorno, qui a Magre è festa per la vittoria di Thomas Ceccone ai campionati mondiali di nuoto di Budapest. Il 21enne della Leo Sport Creazzo nella finale dei 100 d'orso ha battuto il record mondiale con il tempo incredibile di 51,60. Noi ci troviamo con i genitori di Thomas, Loris e Gioia. Voi avete seguito la gara da casa? Certo, non avendo potuto usufruire delle ferie, sono rimasta a casa con la moglie e con il fratello a fare il tifo per Thomas. Voi che emozione avete provato quando vostro figlio ha battuto tutti i record, segnando di fatto la storia di questa disciplina? Certo, Thomas con questo record del mondo ha segnato una pagina storica del nuoto italiano e dello sport in generale. Noi lo abbiamo seguito con emozione, con trepidazione, abbiamo fatto il tifo per lui e gli abbiamo portato anche fortuna. Ecco, adesso Thomas, lo avete sentito come sta festeggiando, dove si trova? Thomas è a Budapest, non può assolutamente festeggiare in quanto impegnato anche oggi in competizioni in staffetta. Concluderà la sua kermesse sabato con un'altra staffetta 4% mista che è probabile sia candidata a una medaglia importante. Una passione, quella per il nuoto, nata parecchi anni fa. Esatto, Thomas insieme al fratello Efren sono stati messi in acqua fin da piccoli, fino all'età di 2 anni. Abbiamo fatto molte attività di gioco e attività ludica, si sono affezionati all'acqua e non sono più voluti uscirne. Adesso, vi preparate a festeggiare quando tornerà? Certo, come per le Olimpiadi di Tokyo l'anno scorso, organizzeremo una festa qui nel nostro giardino insieme con parenti e amici. Grazie mille, per il Grazie. momento da schio è tutto, linea allo studio.